Ho capito che era stato, come dire, chiedo scusa. Lo intendevo dire dopo gli altri. No, va benissimo, va benissimo. Grazie Presidente. Sì, volevo ribadire il voto del gruppo Fratelli d'Italia contro questo emendamento e gli altri simili, anche secondo le indicazioni, secondo il parere del relatore e del governo, facendo notare una cosa. L'argomento che forse viene toccato maggiormente dall'opposizione è la questione che secondo loro con questo provvedimento limitiamo i poteri del capo dello Stato. Ebbene, oggi il comma 1 dell'articolo 88 della Costituzione dice: il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Bene, qui abbiamo 90 pagine di emendamenti che, presentati dall'opposizione, che limitano questo potere. Questo, ad esempio, l'emendamento che stiamo per votare dice: sì, può scioglierlo qualora risulti impossibile. Poi c'è scritto: qualora le Camere non abbiano accordato la fiducia, qualora risulti impossibile, può sciogliere le Camere solo se a seguito di questo o di quello, oppure nel caso in cui l'impossibilità di funzionare regolarmente, solo a seguito di, eccetera, eccetera. Sono 90 pagine di limitazione dei poteri del Presidente della Repubblica. Viva la coerenza!